Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Desogestrel Zentiva, Zentiva Italia SRL, ultimo aggiornamento, 28 febbraio 2022. Cos'ha Desogestrel Zentiva? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Desogestrel Zentiva durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Desogestrel Zentiva? Desogestrel Zentiva è un farmaco a base del principio attivo Desogestrel, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico progestinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Zentiva Italia SRL. Desogestrel Zentiva può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Desogestrel Zentiva 75 mcg 28x1 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Zentiva Italia SRL. Ricetta: RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: Desogestrel. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione orale. Posologia. Per raggiungere l'efficacia contraccettiva, Desogestrel Zentiva deve essere usato secondo le istruzioni, vedere a Euros come prendere Desogestrel Zentiva Euros e a Euros come iniziare Desogestrel Zentiva Euros. Popolazioni speciali. Danno renale. Non sono stati effettuati studi clinici in pazienti con danno renale. Compromissione epatica. Non sono stati effettuati studi clinici in pazienti con insufficienza epatica. Poiché a copyright il metabolismo degli ormoni steroidei potrebbe essere compromesso in pazienti con grave patologia epatica, l'uso di Desogestrel in queste donne non ha indicato fino a quando i valori della funzione epatica non siano tornati nella norma, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Desogestrel in adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Uso orale. Come prendere Desogestrel Zentiva? Le compresse devono essere prese ogni giorno all'incirca alla stessa ora, in modo che l'intervallo tra due compresse corrisponda sempre a 24 ore. La prima compressa deve essere assunta il primo giorno del sanguinamento mestruale. Si deve poi proseguire con una compressa al giorno, tutti i giorni, senza prestare attenzione ad eventuali sanguinamenti vaginali. Ogni nuovo blister deve essere iniziato direttamente il giorno dopo il precedente. Come iniziare Desogestrel Zentiva? Nessun contraccettivo ormonale usato in precedenza nell'ultimo mese. L'assunzione delle compresse deve iniziare il primo giorno del ciclo mestruale naturale, cioè il primo giorno del sanguinamento mestruale. È possibile iniziare anche tra il 2A e il 5A giorno del ciclo, ma, in questo caso, durante il primo ciclo si raccomanda di impiegare anche un metodo di barriera nei primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Dopo un aborto al primo trimestre si raccomanda di iniziare il trattamento immediatamente. In questo caso non è necessario impiegare un metodo contraccettivo aggiuntivo. Dopo il parto o un aborto al secondo trimestre, la donna deve essere informata di iniziare in qualsiasi giorno compreso tra il giorno 21 e il giorno 28 dopo un parto o un aborto al secondo trimestre. Quando si inizia più tardi, la donna deve essere informata della necessità di usare un metodo supplementare di barriera per i primi 7 giorni di assunzione della compressa. Tuttavia, se si ha già verificato un rapporto sessuale, si deve escludere la gravidanza prima dell'effettivo inizio dell'uso di Desogestrel Zentiva o la donna deve attendere il primo ciclo mestruale. Per ulteriori informazioni per le donne che allattano al seno, vedere paragrafo 4.6. Come iniziare Desogestrel Zentiva quando si passa da un altro metodo contraccettivo? Passaggio da un altro contraccettivo combinato, contraccettivo orale combinato, anello vaginale o cerotto transdermico. La donna deve iniziare Desogestrel Zentiva preferibilmente il giorno dopo l'ultima compressa attiva, l'ultima compressa contenente le sostanze attive, del precedente contraccettivo orale combinato o il giorno della rimozione del suo anello vaginale o del cerotto transdermico. In questi casi non è necessario l'impiego di un metodo contraccettivo aggiuntivo.
la donna può iniziare al più tardi anche il giorno successivo al consueto intervallo libero da pillola, cerotto o anello il giorno dopo l'ultima compressa di placebo del precedente contraccettivo ormonale combinato, ma si raccomanda di utilizzare un metodo di barriera aggiuntivo durante i primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Passaggio da un metodo contraccettivo a base di solo progestinico, mini pillola, iniezione, impianto o da un dispositivo intrauterino di rilascio di progestinico IUS. La donna può passare in qualsiasi momento dalla mini pillola, nel caso di un impianto o di un dispositivo intrauterino di rilascio di progestinico, il giorno in cui l'impianto o il dispositivo sono rimossi o, nel caso di un iniettabile, nel giorno in cui dovrebbe essere praticata la successiva iniezione, non è necessario utilizzare un metodo contraccettivo aggiuntivo. Gestione delle compresse dimenticate. La protezione contraccettiva può risultare ridotta se tra l'assunzione di due compresse sono trascorse più di 36 ore. Se il ritardo nell'assunzione di una qualunque compressa è inferiore alle 12 ore, la compressa dimenticata deve essere presa non appena ci si ricordi di farlo. Quella successiva deve essere presa secondo lo schema abituale. Se il ritardo è superiore alle 12 ore, la donna deve usare un metodo contraccettivo aggiuntivo per i successivi 7 giorni. Se si ha dimenticato di assumere compresse nella prima settimana dopo l'inizio del trattamento con Esogestrel Zentiva e, nel corso della settimana precedente, si sono avuti rapporti sessuali, si deve tenere in considerazione la possibilità che si sia instaurata una gravidanza. Consigli in caso di disturbi gastrointestinali. In caso di un grave disturbo gastrointestinale, l'assorbimento può non essere completo e devono essere prese misure contraccettive aggiuntive. Se si manifesta vomito entro 3-4 ore dall'assunzione della compressa, l'assorbimento può non essere completo. In tal caso, si applicano i consigli relativi alle compresse dimenticate forniti nel paragrafo 4.2. Monitoraggio del trattamento. Prima di prescrivere il medicinale è necessario effettuare un'accurata anamnesi medica e un accurato esame ginecologico per escludere una gravidanza in atto. Prima di prescrivere il medicinale, devono essere valutati disturbi del ciclo quali oligomenorrea e amenorrea. L'intervallo tra i controlli medici è in funzione di ciascun caso individuale. Se il medicinale prescritto è in grado di influenzare sostanzialmente una malattia latente o manifesta, vedere paragrafo 4.4, i controlli medici dovranno essere programmati di conseguenza. Anche quando Desogestrel Zentiva viene assunto regolarmente, possono verificarsi disturbi del ciclo. Se il sanguinamento è molto frequente e irregolare, si deve prendere in considerazione l'impiego di un altro metodo contraccettivo. Se i sintomi persistono, deve essere esclusa una causa organica. La gestione dell'amenorrea in corso di terapia dipende dal fatto se le compresse siano state assunte o meno secondo le istruzioni. In tali casi può essere indicato un test di gravidanza. In caso di gravidanza il trattamento deve essere interrotto. Le donne devono essere avvisate che Desogestrel Zentiva non protegge nei confronti dell'infezione da HIV, AIDS, N a copyright di altre malattie a trasmissione sessuale. Controindicazioni. Patologia tromboembolica venosa in atto. Grave patologia epatica in atto pregressa, fin quando i valori di funzione epatica non sono tornati nella norma. Tumori maligni, accertati o sospetti, dipendenti dagli steroidi sessuali. Sanguinamento vaginale non diagnosticato. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Se fosse presente qualcuna delle condizioni barra fattori di rischio di seguito indicati, i benefici dell'impiego del progestinico devono essere soppesati rispetto ai possibili rischi di ciascun caso individuale e discussi con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni. Nota. Devono essere consultate le informazioni sulla prescrizione di medicinali concomitanti per identificare potenziali interazioni. Effetto di altri medicinali su Desogestrel. Possono verificarsi interazioni con medicinali induttori degli enzimi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Desogestrel Zentiva insieme ad altri farmaci come Eurosaptivusa Euro, Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Kirka Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosaurantina Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoinale Euro, Eurosefavirenz Entricitabina Etenofodir Disoproxilaurobindo Euro, Eurosefavirenz più
entricitabina più tenofovir disoproxil milana euro, a euro sefavir entricitabina tenofovir disoproxil crca euro, a euro sefavir entricitabina tenofovir disoproxil teva euro, a euro sefavir barra entricitabina barra tenofovir disoproxil zentiva euro, a euro sefavir milana euro, a euro sefavir teva euro, a euro sevotaza euro, a euro sfenitoina icma euro, a euro sgami beta complexa euro, a euro sgardinale a euro, a euro sluminale, compressa euro, a euro slisodrena euro, a euro smicobutina euro, a euro smisolinea euro, a euro snervaxona euro, a euro soxcarbazepina technigen, compresse rivestite a euro, a euro sreietaz, capsula a euro, a euro srifadina euro, a euro srifatera euro, a euro srifina euro, a euro srifocina euro, a euro sustiva euro, a euro stegritula euro, a euro stelzir, compressa rivestita euro, a euro stelzir, sospensione a euro, a euro stolipa euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere desogestrel zentiva durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere desogestrel zentiva durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Desogestrel zentiva non ha indicato durante la gravidanza. Nel caso in cui si verificasse una gravidanza durante il trattamento con desogestrel zentiva, l'ulteriore assunzione del medicinale deve essere interrotta. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Desogestrel zentiva non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. L'effetto indesiderato più comunemente riportato negli studi clinici è il sanguinamento irregolare. Nelle donne che fanno uso di desogestrel sono stati riportati alcuni tipi di irregolarità del sanguinamento, in percentuale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non vi sono segnalazioni di effetti gravi a seguito di sovradosaggio. Sintomi che possono presentarsi in questo caso sono nausea, vomito e, nelle giovani, lieve sanguinamento vaginale. Non esistono antidoti e l'eventuale trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Contraccettivi ormonali per uso sistemico. Codice ATC. G03H09. Meccanismo d'azione desogestrel zentiva a un medicinale a base di solo progestinico, desogestrel. Come altri medicinali a base di solo, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento dopo somministrazione orale di desogestrel zentiva, il desogestrel, DSG, viene rapidamente assorbito e convertito in etonogestrel, ENG. In condizioni di stato stazionario, il picco dei livelli serici ha raggiunto, dati preclinici di sicurezza. Gli studi tossicologici non hanno evidenziato alcun effetto diverso da quelli prevedibili sulla base delle proprietà ormonali del desogestrel. Rischio ambientale, era. Il principio attivo etonogestrel mostra un rischio ambientale, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, lattosio monoidrato, amido di mais, povidone K30, acido stearico, tocoferolo I+, RRR, silice colloidale anidra. Film di rivestimento, ipromellosa, macrogol 400, talco, titanio diossido, E171. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di desogestrel zentiva a base di desogestrel sono Azalia, Cerazette, Desantrel, Kestrelle, Mirzam, Nacrez. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.